veramente siamo nelle ricchezze, La biancheria, la pastoviglia. I petta che si iettano, tutte cose si iettano. Ma nanno era figlio di prete, prete morugano, padre Don Giorgio. Certo cosa sapevano tutte, Ma mamma per dire, mi contava tutte queste cose. Che ogni cosa per dire certe cose. Io, per esempio, se ero intelligente, se era tanticcia scrofolosa, non mangiare, non si mangiava se che era revoli e cose, però secondo te non mangiare proprio. Volia qualcosa buona, picca, ma buona, e poi faceva così. Ma che non lo sapete che sognano un po' di prete. Ma nanno e appa, Rufigli, che la prima moglie, che la madre, e nava già prima, che poi, sta ci morivo, questa moglie, e ma nanno, appa mentre all'orfanotrofio, cioè ho carpentiere, a mia madre e a mia zia. Però mia madre aveva 7 anni, e mia zia aveva 4 anni. E ricoverò, però io restavo solo e insomma non mi sa nulla, certo i piccolini ci agivano da comunque a panastare, mentre poi venne all'età che avevano a fare nascere, specialmente mia madre, che erano 6 giorni, ci aveva andato a pigliare, e mi hanno a cercare via solo a cercare se una. A trovare la signorina, la trovavo, si sposavo, però il torrino era fresco, ben lavorato, ben... e cominciare a fare figli. E lui che ci portava il e non ci siamo fissati a nanna, stava nanna, nannastra, comunque, meschina, la conosciamo per nanna però. Ma madre, allora, sempre non lo capo dire, era la quarta elementare, però tanto la adoperava, sta quarta elementare, scriveva lì, c'è i soldati, che meschina, i mamme tutti erano alfabeto, e ci trovavano queste lì, c'erano i soldati che si facevano scrivere, e mia madre, tutta la chiamavano e poi cucinavano un coppio di farina, cucinavano un coppio di fave, perché poi c'aveva da sfondare questa litra e mamma ci scriveva litre a tutte. Comunque mamma c'era e poi leggia, tutto, era intelligente veramente. Quando mamma c'era certo poi furranno e aveva una zita con mia padre, prima non voleva andare, ci piaceva uno, però se non c'era magia non è che poteva contestare, cioè, lì non mi piace. Però... E che non ci fosse nascere, non avevo né possibilità di sposarla, cosa conta, niente. Ma madre ci piaceva. Mentre poi ci portava questo uomo, ma padre, tanto si portavano i matrimoni, sai, c'è un picciotto. E c'è una manicchia, sai, e un piccioniere di cannizzo. Significava serio, travagliatore, burlito, invece niente di cannezza, c'è che ci vuole morare. Ma madre che poteva dire no, ci sta tanto, ma madre perché che sta con me, se non va a travagliare. Tanto era proprio, lui ci chiuse una volta, c'è tanto che sta con me, se non va a travagliare. E poi ci sono sposato. Però sa che si sposavo, ci trovavo i capissa, cominciava a vivere, poi aveva un cognato che era bevitore di vino, si portava a piezo, tanto che mio padre non si poteva trattenere più con vizio, che arrivavo che impacciato se ne impacciato venia, non mi riesce se nasciamo, non mi riesce se non moriamo, se non mi riesce se eravamo malati, che era sempre impacciato, e partiva magari, però travagliava. Non perdia mai nulla, travagliavo come un mulo. Però ho fatto dei soldi che non li portava di là a casa. Si portava a Napoli rovino. Quando non era senza soldi. E perciò, o tanti che ho frumento, tanto c'eravano un domino e cingolino, un domino e frumento, almeno facevamo pane. Ma però che ho fatto con quei pane non bastava a tutte. Mentre io mi sono una canna, ne avevo. E qua 6 anni, qua 7 anni, io a 9 anni, e mi andavo a pagare la casa, ma insomma, non per abituare tutte, almeno per mangiare, perché io già c'era la fame, solo questo. Mio padre, quando andò in Germania a fare emigrante in cerca di lavoro, lasciò mia madre incinta, e quindi io
quando sono nato, mio padre non c'era. Tornò quando avevo 6 anni. Mia madre mi fa: qui è tuo padre. Non è facile accettare la figura di un padre solo perché lo dice la mamma. Però ero troppo innamorato di mia madre. E la sera quando lui ha preso il posto mio vicino a mia madre, è successo il cataclisma. Non è a Fancur, non è a Cianai, a Cavour, non è a Maranne, dopo gli anni. Da stasera dormo qua. Io là non ci voglio stare. Se uno dice a mio padre non l'accetto. E così inizio la mia vita a chiafurare. Finendo la guerra mettono un cartello le suore nel portone dell'ingresso del collegio con scritta che c'era, che volevano, se c'era qualche famiglia che voleva adottare dei bambini di NN. E qualche famiglia cominciava a venire. Si concludeva, si portavano tutti questi bambini di NN. Un bel giorno mi vedo, ormai ne erano rimasti poco, inserire anche a me da far adottare o fare. Però adottare non si poteva perché io avevo il cognome della mamma. Ma loro vedevano che erano passati 6 anni di quando l'ultima volta mia mamma mi aveva lasciato, che mi aveva portato quel giocattolino della moto. Vedendo la sua mancanza che non si vede, pensavano: c'è stata la guerra, sarà morta sotto il bombardamento. E mi inserirono anche a me in mezzo ai bambini da adottare. Ci mettevano in fila. Entrava la famiglia, marito e moglie, e sceglieva come fossimo frutta, limoni, arance, come un oggetto. Questo. Si avvicina a suor Giuseppina, mi prende per la mano, mi avvicina a questa famiglia e mi dice: questa è mamma e papà tuoi. Adesso ti portano a casa. Ma io avevo la figura di mia mamma. Me la ricordavo, molto giovane, 17 anni, magrolina, me la ricordavo, portava il muso pitturato, vedendo queste due persone di una certa età. Però non dicevo niente per la voglia di uscire di quel carcere, perché era un carcere. Botte, fame, pidocchi e cimice, c'erano quelle. Per uscire, la prima accettai. La casa era 4 metri quadrati. Poi c'era un abito, un forno, un lettorano. Non lo conosce che c'era tutto il masuro, il cernuziente. L'abito tutto si buccava a letto, parte le piede, parte la testa, tutte quelle che mamma non faceva. Poi è nascita perché faceva caldo. Poi ne abbiamo tutto in terra. Ci stava un sacco, sai che veniva. La porta aperta, danno si poteva dormire la porta aperta. E noi stiamo tutti in terra, non giornava in terra. Non viene un solaro, non viene un solaro. Con tanti c'è paglia, non solaro. Senza roba e senza niente. Di roba che non lo amo, ne abbiamo per roba. Proprio. Perché magari avevo a comprare il lanzolo, ma madre, avevo tenuto. Ne faceva stesso vestino che il lanzolo. Bragava il lanzolo. A mia parte ci piaceva imparare se c'era un solo. E poi che facevi? Se noi anche la zola non potevamo mangiare robe bianche. E così, con quel golfo d'indura, con dentro, rosso, nero, come venivano. E poi venivano i celesti, le robe, per mia parte che erano i celesti. Se era chiesto, non è che poteva venire i soldi a cattare un colore. E perciò, alla meglio, alla meglio. Un bagno. Non abbiamo bagno, a chi si fatto bagno è una cosa. Abbiamo danni contenitori, perché c'era un certo pubblico di ogni quartiere. E abbiamo dire due gare. A chi se non l'hai voluto dire storia. E allora abbiamo questo contenitore. Quando capitava che eravamo tutti in giro, a mia mattina mi toccava per viaggio. A girare due gare. Che parlava
però poi tutta quella che restava, non andavamo a tenere in giro, perché ne facessero, arrivavano al luogo che stava, luciava e ci riacciava, e non ci potevamo dire giù. Perciò, ma no, noi solo, tutti i quartieri, perché era da così, c'era l'orario, e poi tutta avevamo in giro, e c'era un profumo proprio, ma poi non ci dico, tutti l'animale, non avevamo in giro, avevamo surfizia, abbiamo surci, abbiamo cimici, ai cimici, e ci sportussero sette mura come ai cimici, non li potevamo sderrazionare, i mosche, i pollici, i brucchi, tutti erano che nei brucchi, e la mattina no, ce ne sono solo, tutte, la mattina le mamme, a uno, le mettevano sotto e scacciavano i brucchi. Che aveva i pulici, aveva una cottonina d'anno, una vigliaccia punta, e loro si chiamavano i pulici. E se vendevano un piano a scacciare i pulici, ma proprio non c'era niente, non potevamo salvare niente, a sti cimici, sti cimici. E che pure mancava l'acqua, la luce, per cui la mattina c'è la fiumana. Degli anziani, o Gattuso, commigliato, che scendevano giù. A San Martolino c'era l'uno gabinetto, era quello, pubblico, giù. E tutti i Gattuso che erano, che la notte si riempivano a casa, bisognava portarli giù. Una volta mia nonna era malata, mi disse domani tocca a te. Dico che sei matta, che io metto assieme le femmine anziane, cioè Coco, Cappotto, Gattuso, che intanto lo devi fare tu. Io l'ho fatto, si riuscì, si è sdempo chi l'eresse, che pensava che beh, solo a pagare a tornare, no? Io appena riuscì, c'era un piccolo giardinetto, no? Qualcuno aveva il giardinetto, più che tarda rinse. Tornando a rire e mi sono risolto il problema. Però il problema quello che era, quando tu avete a lavare i robe ingrasciate e una del mio da sotto in Piazza Italia, una solamente ci ha lasciato larga grammici, c'era l'acqua a scendere sotto e là sentivano tutti a lavare i robe da sotto. E chiamavano come chiamavano carica la cosa, sulla testa, perché tutta gina di robe belle, e di portare destra e sinistra. E quando siamo tutte in uva nera, niente, pare caramella pare. E poi abbiamo stato a pranzo, che mi chiamava qualcuno, ma che è una spagnoletta? Io corria, però non una fede di pane. Ma a dire tanto c'è acqua, e mi ero una fede di pane. E così ne agno mammo. O mi sono andato a mangiare lì, c'è con freccia, a travagliare. Una prima pagina, non ci tenne una pizzerina, mi eravano, domono, i frumbiento magari, visse. E cingolire. Ho messo. Questo domani di frumento che ci davano a mia madre. Mia madre mi aveva fatto un pane per mese. Mi aveva dato il pistoletto da semanto. E io, perché il pane non me ne davano. Io mi davano un mese. Pane, mi aveva dato a mia madre, perché c'era questo domani di frumento. E cingolire. E comunque. Erano chi si di inverno. Noi non abbiamo mai dentro al collegio assaggiato la carne. Il nostro mangiare era quando la pasta era asciutta, scolata, messa nel piatto senza condimento, in bianco. Quando dicevano che la pasta era in brodo, lasciavano il brodo della cottura. Quella era pasta in brodo. Io ricordo che io mi c'ho. E così si è continuato. Alla sera un pezzettino di pane ciascuno ce lo dividevano su
un cesto di canne fatto, due ragazze più grandi mettevano sul tavolo ogni bambino un pezzettino di pane, senza niente. Allora c'erano quelle più grandine, anche io l'ho fatto, rubavo il pane per fame al bambino che mi era vicino, oppure chi ancora non aveva iniziato, chi lo teneva in mano, se ci strappava. Ma le ragazze facevano finta di niente, seguivano a dividere il pane. I bambini, quelli più piccoli, noi andavamo, quelli più deboli, a fregarci il pane per fame. Piangevano, ma nessuno li chiedeva perché e per quanto. La miseria c'era, bisogna alimentare, no? Tu immagini che una volta c'era un mio amico, si chiamava Nino. L'ho visto di mattina che c'era in mano un uovo duro che si era messo in un angolo là pronto per spelarlo, no? Io almeno avevo 15 giorni che non veniva un uovo. Poi piano piano, camminando piano piano, mi sono messo dietro al muro dove c'era lui. Quando lì su l'avevo tutto, ce l'avevo sfogliato, allora gli la mano io, e mi mangiai io. Io ne avevo un coltellino, no? E mi assecondavo. Però mi assecondavo in una strada dove non c'era dove. Io mi lasciavo l'insegna. 3 punti che mi hanno dato poi in ospedale, no? Quanti anni avevi? Io avevo 8-10 anni, non più di tanto. Cioè, per un uovo. C'era una latta degli americani dove mettevano la carne quadrata, 8-12 centimetri alta, la guardo, la pulisco nella gebbia d'acqua, prendo un po' d'acqua, pelo questo uccellino e ce lo metto dentro. Un po' di paglia, Corrado mi aveva procurato i fiammiferi, un po' di legnette e comincia a cuocere, ma che capivo io se era cotto o era crudo. Quando l'ho visto bianco, che cominciava bianco, tiro l'uccellino, stacco la prima coscia e ce la do a Corrado. Corrado l'assaggiò e la sputò, perché Corrado non era abituato come noi con la pasta in bianco, era abituato che era. Una suora si ci aveva affezionato da piccolino, dormiva con questa suora, mangiava con loro, guai chi ce lo toccava, e allora a me per farmi risparmiare qualche bastonata lo proteggevo io che era più grande di 2 anni. E si chiamava suo Maddalena, era contento che io non ci facevo dare botte. E questo bambino sempre viaggiava con me, giocavamo sempre insieme. Quando dopo lui la sputa, perché era abituato migliore di noi nel mangiare, cominciai a mangiarla io. Non capivo se era cotto, se era crudo, come mangiai tutto, collo, tutto, per fame. Vedevo il sangue, ma io era la prima volta che mangiavo la carne in vita mia, perché in collegio mai esistita. In generale tutti uomo 9. La prima fece 7 mesi, la prima, una gravidanza che poi, certo, ora fanno campare, ma danno 7 mesi, no, non campavo. Poi tutti gli altri, a mano, poi morì l'ultima magari, che aveva una dermatite alla pelle, che la figlia, amore, per forza, però via 11 mesi, e morì o giorni Ferragosto, questa piccolina. Poi c'è fu mio fratello Vittorio. E fino a 7 mesi era un bambino, un bello, bello quando va fino a quando l'abbiamo, lo battiamo, che là, c'è bene stenterite. Fino a 15, da 7 mesi, fino a 15 mesi, senza poterci luare questa malattia. Lettura senza finire, amore che c'è ma pere. Con il dottor Cartier aveva amore con questo di lui. E poi c'è sempre, io mi veniamo, io mi appena, ma madre meschina mi faceva così. L'ultima mutata, la ciumara, l'ultima mutata, mi diceva, ci stiamo arrivando, ci arrivamo, ci arrivamo. Mi ha dato come c'era un braccio senza mangiare, senza niente. E chissà, purtroppo, questo piccerino fino a 15 mesi, era 9 kg quando aveva 7 mesi.
E arrivava qua, era a ruotolo, se no, non lo capisce, 800 grammi. Ci c'erano l'ossa da tutta banda, che i piscini si scandavano a Briello, e ne rontuppammo. Mandando un figlio, che ci potevamo fare? Lo portavano a notturno, in un comunale. E che ci porta? Perché lo portava al cimitero? Ma lei che ci portava senza figlio al cimitero vivo? Tutto quello che mi ricordo, le carose era tra le pietre che ha giunta. Proprio tra le pietre che ha giunta e fare guerra, che noi chiamavamo i guerrieri, facevamo una squadra di cabanna e una squadra di banna e poi a mandare spaccare nei tetti. Però il gioco che i picciotti facevano a quel tempo era in mezzo alla polvere. C'era la lotta per l'esistenza, aveva tutte queste caratteristiche, non era soltanto fatto mangiare, o fatto rubare l'uovo e cose per esempio, ma c'era anche il fatto che dovevi in qualche modo tu fare gruppo. Chi non riusciva a fare gruppo veniva emarginato. Ma anche perché il fare gruppo dava la possibilità a chi era debole di potersi in qualche modo inserire all'interno del gruppo per battagliare, in sostanza, no? Ci dividevamo in territorio, no? E ne spaccavamo i testi uno con l'altro. Non si discutevano allora. Le discussioni avvenivano soltanto attraverso le mani. Chi aveva le mani forti che dominava, chi non aveva le mani forti che ha occa dominava. Ora che ha occa si può anche vincere, però allora si andava su dei mezzi termini. Chi era forte si notava, chi non era forte. E mamma dice, ma io portare a scuola, sarebbe per la scuola. E come a fare? Mi ci portavo scavas. Una vestinella rapazzata, pulita. E mi ci portavo scavas. Da tutti i piccini, che grembiule, colletta, tutte sistemate, a borsetta. Io per forza un quadernino soldi mi potevo andare in labbra. E comunque, la maestra appena mi vita. Mi dice, se questo mare, dice, alla vita, dice. A mentire mi azzilava, dice, ma che parla, dice, ardice, dice, almeno, dice, che saccio, dice, e poi scava, dice, ma almeno mi dice i cavosette, dice, porta le che cavosette, e ora mi diceva, porta che cavosette, o non hanno portato che cavosette. Allora, metta che cavosette, dice, ora invece, dice, provvediamo, dice, eccetera, non è comune, che per le famiglie povere, dice, non uno di scarpuzzi. Appena vero, mi ci portava a mangiare l'andomano, o comunque. E me ne sono usando lì, con l'occhio raccostino, comunque, mi mise le scarpe. E finì ancora, e allora pigliai, c'è che scarpe. Mentre dall'anno pigliai la maestra, c'è questa raccostina, dice, ma per ora, dice, ardisce, mi si lavora. Vira come vuoi fare con Paolo Ricci, non hai soldi, come c'hai a dire, come c'hai a fare. E allora, fai così la maestra. Oggi viene a casa, trugno una vestina mia, scolorata. Dice, se te vedo, dice, ah, vuoi trovo torto, dice, e ci avevo la chiave, dice, ma mangio che maschina, a mano, che non aveva mago, non una guerra, a mano, si adattava. Mi fece un follareccio, un pezzo di pezzai anche, mi fece un collettore. E così cominciai a andare a scuola. E fecemo Ruan e due cocarmano, fecemo. Poi a terza, mi portarono a via Perasso, mi portarono. E perciò fece questa terza elementare, io già mi sentia. E allora che avevo io le cose, a parlare sempre a parlare io. Tu devi parlare quanto ti interrogo, come diceva maestro. E perciò che succedeva? Che i libri, specialmente ora poi a terza elementare, non erano un libro, che non era la lettura. Io ho sul diario quello che faceva tutte e quattro religioni, storia, geografia e aritmetica. Io avevo più che
M'aveva passato questo libro prima della scuola. C'è storie, che quasi quasi ancora me ne ricordo, storie sapevo tutte, tutte. Perciò quando io interrogavo la gente, la facendo come un cucinolo, a poterino, un cucinolo, io invece la via tutto. E perciò quindi, quando interrogavo là, dicevo, ci siamo signorina, ma io, signorina io la so. Ora io che si immaginava, che ci vedeva che era mamma che mi studiava, se come mamma sapeva che aveva a scuola, mamma che mi studiava, io me ne pigliava, io me ne pigliava. Tanto non vediamo, tanto ce ne sapete. Non camminare, c'è dire che da madre non camminare troppo, ci fa dire che chi da mistria faccio un bagno ro giusto. E però ieri io, perché infatti io da morisia, chiacchierona morisia, intelligente. Comunque, che terza elementare, io, pure questo diploma che hanno reso, non danno l'attestato. Mi sentivo io, non ne parla più di scuola. Però mi piaceva, la faceva con piacere la scuola. Però purtroppo poi mi si carro un travaglio. Perciò a 6 anni attaccai a girare la scuola era differente tutto di ora perché abitavamo campagna, o non abitare campagna c'era rifare 2-3 chilometri e forse la strada, o mezz'ora un ritorno era la stessa strada. Come arrivavamo dentro, non è che c'era, come voglio, la fettina, oppure un biosse, tanto c'era, un pezzo di cipolla e una oliva salata, quando c'era. Come finire a mangiare solo un pezzo di pane, c'era, o cogliere il mio, o cogliere l'olio o il razzapare. E i compiti si facevano a luce di cannella, no! Facevamo i compiti con la cannelletta. O colume che c'era a quell'epoca. La sera, dopo mangiato. Non... Ah, sera, dopo mangiato. Mia madre è arrivata alla quarta elementare, mio padre ha fatto la terza elementare, quindi non avevano anche loro. Nella norma che abbiamo descritto, il papà di mio padre, che mi aveva salvato l'igida come me, non è andato a scuola. E parliamo sempre dei primi del Novecento. Non è andata a scuola, però ha preso a scrivere da un operaio, da un braziante, evidentemente sarà stato inserito questo braziante in qualche camera del commercio e cose del genere, che sapeva scrivere. E allora mentre eravamo nei campi, durante la breve sosta per il pranzo, questo operaio ha insegnato a mio nonno a scrivere in mezzo al campo, scriveva con la punta del coltello, sulle rocce affioranti che erano la sua pagina, il suo quaderno, così ha imparato a scrivere. Poi è stato chiamato a fare il servizio militare già nel 1911 con la campagna di Libia e ha continuato fino al 18. Ebbene, quando è arrivato al suo reggimento hanno chiesto chi sapeva scrivere, mio nonno ha alzato la mano, è stato nominato maestro delle rette. Cioè con questo pochissimo, cioè questa ti dà la misura della grandissima, no, fassa di persone che non sapevano né leggere né scrivere, persone che poi dovendo tutto il servizio militare scrivere a casa si facevano scrivere le lettere da questi pochissimi fortunati che avevano appreso in Mariana Fortuna, come il caso di mio nonno, a scrivere. Quindi questa è l'istruzione. Il caso mio è diverso perché in un certo senso io ho dovuto studiare, io ho anche visto questa lotta dell'emancipazione delle donne. Perché la mia sorella maggiore, come donna, non doveva studiare. Era una regola. E contro la volontà dei parenti, che tutti dicevano, le donne in casa, basta, quando mia madre è riuscita a convincere mio padre a farla studiare. Per cui, come dire, della famiglia, mia sorella è stata l'unica che ha preso il diploma di maestra e poi ha insegnato. Ma con una lotta, perché mia madre appunto si è, come dire, incaponita a sostenere che bisognava farla studiare. I genitori in un certo senso avevano, come dire, desiderio, di papà per lo più, desiderio di tenere queste persone in casa per preservarle da eventuali pericoli, ma anche per l'aiuto che potevano dare. Racconta uno dei personaggi che ho intervistato per il mio Licitra che papà suo appunto, dall'insuccesso scolastico del figlio,
deduceva appunto che era meglio mandarla a lavorare. Non è che attribuiva la causa dell'insuccesso al fatto che il bambino dormiva perché non aveva né gioco né riposo, era stanchissimo, il fatto che non era portato per la scuola, per gli studi, non era cosa per lui. E quindi questo era un motivo per portarla a lavorare, perché negli studi non poteva andare bene. Quindi era un pochino il cane che si morde la coda, sostanzialmente. E così si assiste a mano a questo cambiamento, per cui la vita in campagna non è il solo possibile sbocco, ma sì, la possibilità anche di studiare. Ma siamo già negli anni 50 quando questo avviene. Fino alla vicerenda. Ciao, ero una tua figlia, Rosina, una signora tale che è una piccerina. Quando come attaccare la piccerina? Niente da fare, quando come attaccare la piccerina? La piccerina viene con l'intruscia, via. Io due anni manco camminavo, sta buttando per mi toccava tenere braccio. Allora che succedeva? Poi, mentre sta piovendo, lo cavi ospedale, sta piovendo. E allora, vamo là. Mentre arrivavo il tempo della villeggiatura, Rosina, ora che non ci viene in campagna, andiamo a fare la villeggiatura. Ah, ci viene. Mi facevano lavare i lenzuoli miei sulle a 9 anni. Tutto mi facevano fare. E perciò io avevo cominciato a capire per la campagna. E allora questa piccerina non appena scendia, usci, sempre a mettere nel braccio. Io non me la lavavano proprio. E allora io che facevo? Cioè, non la potevo sopportare, ci stava puzzolona a Napoli. Per quanto che da scendia, cioè quando sono accorgia. Però non sapeva che era che io, oltre che tenere ridere, qualcosa voglio fare. Voglio fare un fischietto di canna, un zufolo. Fischietto di canna, con un cotonuzzo. E vedi se c'era una scia a farlo suonare. Tanto era in sala nota. Era stata in terra, una scalona, e c'era mia zola anche messa. Io da che era rosso c'era, sempre faceva zighi, 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 zighi. E allora vedi, a buca c'era la funcia. Ci sono tanti cesani, mentre la piccina c'è in giro, così ero io, come ha vittima, io non mi metto giù, scappai, non mi sento ragione, io non voglio, mi chiamavano, ieri. E allora io niente, scappai, però la piccina solo che si aveva rotto la piccina, si era rotto. E venne per scegliere sola, il carro all'incino, fino a Santa Maria Nova sola, e io che pigliava la matrice, che cavarne. Non mi potrà arrivare, io mi dirò, curso me la saire, ho ritto me la saire, fino a che arrivai a Santa Maria Nova mia, perché sto lì, non mangio. Non mangio appena mi vita, chi è che c'è? Non entro, se il pomo sa, ci devo, ora non ci vai più. Io, non mi schino, arrivavo, non li uno, se mi vado a dire, ma stessi. Era, signore, è una che ha, piccolino, è una che era così. Niente, Rosina, si è scandata, se ci vedi che ci facevo. Ma che c'è a fare? Niente, ci scattammo per la piccerina, dice, ma che c'è a fare a ridere? Dice, ma non c'è ben ricchio. E mamma dice, non c'è ricchio, non c'è che andavano. E poi c'è mano a mano, fino a 14 anni, me ne passai casate, non avevano il sasso patato, non ramonino pinna, non martolino pinna, non addirittura la pacetto. E me non la regina è casata, mi passava. Intanto, quando andavo a scuola, io di pomeriggio non andavo piedibus, per niente, ho certo, no? Però per me ho fatto l'esperienza col falegname, col ferraio, in sostanza. Però quella che più mi ha colpito è quella della pietra, un mestiere della pietra, o per viaturi, o scappellino. Chissà, fuori che mi hanno lasciato il segno. E allora, quando sono cominciato io a lavorare, avevo 6 anni, mezza giornata alla mattina alla scuola e mezza giornata al pomeriggio alla bottega di mio zio. E montavamo delle biciclette, riparavamo delle biciclette, allora non c'erano altre mezze di locomozione, c'era il carro, tutti i carri che andavano a lavorare in campagna, più si cominciava con la bicicletta. Subito dopo cominciato il motorino, che era chiamato il Moscito. Il mio primo investimento è stato, avevo 14 anni,
e ho comprato un suolo edificabile di fronte qua, sempre a Corso Vittorio Veneto, di fronte qua. E poi, aspettando che io guadagnavo qualche cosa, l'ho fabbricato. È stato il primo locale io dove ho fatto l'officina di moto. La scuola poi cominciai allora a partire a fare un garzone, una serie di mesi, a Mongiati chiamato, o questi Mongiati, che lei usava il professore. Stesso una serie di mesi in luogo, poi non ci posso stare perché la mattina alle 5 venire in terra, a vedere che c'erano i vacchi, tanti vacchi si mangiavano che mano, mentre faceva freddo, mentre insomma, alla sera ne buccavamo una pagliolora, la pagliolora lo lavavamo sulle scarpe e basta, e poi intuppate una coperta, mentre da pagliolora che c'erano i surci, che ne cariava ancora non la faccia magari, danno. Comunque, io sempre ero triste, nel 1929-30, quando nascevo questa cana, eravamo cinque, papà un po' aiutare tanto, perché le cose erano un po' tristi ancora. Ma giusto, dopo sei mesi poi, mio padre venne con carretto, facevo carrettiere poi. Io vedo che sentivo carretto, montaggio la cabana, qua c'è la fontana dell'amopatorio, un carretto che avevo, ma è un carretto speciale, che si sentiva ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La camerava, tanto c'era la breccia, ma dietro come pare sta venendo. Un solo un loro carretto sentia, un tuono che faceva la cava, no? Ma come pare sta venendo, ora come lo vai, che cosa usare, che ciucca non ci voglio stare. E allora, papà, oh, qua, come stava sentendo, papà, me ne vengo. Ah, non ti preoccupare, ora non andiamo. Mio padre si caricava un carretto di fumbiento, diceva, ma a Uccera, a Angiuria, tanto. Delle case vicino, non è che era io che facevo un garzone. E ci disse che era un massaro, si chiamava Massa Mesienzo Mardace, si chiamava. Dice Massa Mesienzo, dice, non so se lei. Dice, mio figlio, dice, mo guardo perché avevo a che fare con lui. Ma perché mi ha dato l'ora, mi ha bisogno? Questo era uno senza figli. Insomma, mi volevano bene, cosa amore, però un travaglio era a maglia, la mattina ammatanata. Ah sì, aveva cacciato i vacchi a Sant'Antonino. Come si angustiava la mamma? Come si angustiava la mamma? A Sant'Antonino che era da banda, quasi un chilometro, cioè forse più alla mattina a matanata giovia, mi bagnava e tornava. Come mutare. Mentre poi si deve come finire la scuola, si deve travagliare, era giornata sana e si deve travagliare. A 9 anni è venuta la scuola. La prima cosa che era fare tutti i mestieri, mettere freno, mettere lavoro, fave, zappare, potatura nelle olive, potatura nei vigni, tutti i mestieri di campagna. Anziché essere noi tre, eravamo quattro, tanto per dire. Perché prima eravamo io e mio padre, mentre a Pierso crescivo l'altro, crescivo. E venne a persi di noi magari, perché allora era chi duca faceva padre aveva fatto figlio, non è che suo figlio aveva una buona volontà di fare un altro mestiere, o padre gli lo consentiva, tanto padre non lo consentiva questo. Se era in campagna aveva fare un campagnolo, se era chi duca la masseria, le vacche, o era pecoraro aveva fare un pecoraro, chi duca faceva padre aveva fare un figlio, non ce n'era il campo, raro qualcuno che sgarrava e quando sgarrava poi aveva questione della famiglia magari. Era la fine di settembre quando a me mi ha preso, finiva l'anno del garzone perché lì li pagavano allora, a fine d'anno non ci davano soldi, tanto grano, tante fave, tante ceci, in base all'accordo che avevano, ci davano anche la legna per cucinare la mamma di questi gazzoni, tante legna al mese, tante... era un accordo. Finì l'anno, lo licenziò per farmi prendere il padre il posto del gazzone a me, già a 9 anni, per risparmiare, penso, dice non c'ho da pagare. E quel giorno, dopo due giorni, tre che liquidò il gazzone, se ne andò
e mi fece rimpiazzare il posto del garzone. La prima cosa che mi ha fatto, siamo arrivati nella stalla, circa 2 chilometri, c'era una zappa, una pala e una cruvetta, un cesto con canne fatto e verghe di olivo. Mi fa segno che io devo raccogliere il lettame delle mucche, mettere questo cesto piegato e con la zappa riempire. Quando era quasi riempito, lo dovevo portare circa a 100 metri della stalla, scavalcando un muro col cesto, il concime delle mucche. Io lo feci, mentre lui mi lasciò nella stalla per pulirla tutta, se ne andò fra i campi a staccare dell'erba selvatica dove aveva fatto la semina del grano. Si comincia, io faccio, metto questo cesto, metto il concimo, ribatto questo cesto, provo e non sono capace a 9 anni di alzarmelo, o l'ho fatto troppo pieno, o era perché non avevo la forza. E c'era una mangiatoia da parte alle spalle delle mucche legate, perché sotto le gambe levava il concime. C'è una mangiatoia per i vitellini, un po' bassina. Prendo questo cesto con la pancia, lo metto sul bordo della mangiatoia, mi abbasso e mi metto sotto a mettermelo in spalla. Cosa è successo? Il manico, che io tenevo questo manico, e con la spalla mi si sfila e mi cade tutto il concime addosso. Puzzavo di tutta della cacca delle mucche. Mi sono messo a piangere perché non ho seguito quello che mi aveva detto mio padre. Non fece niente. Dopo verso mezzogiorno, che si smetteva lui dei campi, dovevamo andare a casa a mangiare i 2 chilometri di ritorno. Io mi trovo lì, dici, perché non l'hai pulito la stalla? E dico, si è rotto il manico, la gruvella, dialetto cufino, diciamo, il cesto. Dico, si è rotto, e vedete, mi sono sporcato tutto. Lui prende la cinghia e mi dà 2 o 3 cinghiate sulle spalle. Sotto non avevo neanche, solo la camicia addosso. E mi fa 2 o 3 segni, non lo so quando, perché non li potevo vedere. Finita questa breve formazione scolastica, a 7-8 anni, già venivano mandati in campagna per fare pupe curare. Bambini quindi che lasciavano per la prima volta la mamma e venivano portati in campagna a vivere in questo ambiente che abbiamo detto, senza comfort, senza nemmeno un letto, perché dormivano sulla paglia. E poi cominciava presto, esattamente con gli orari che avevano gli operai grandi, la loro giornata. La mattina li mandavano a fare venire dai campi le mucche, significa percorrere spesso anche chilometri, non importava che tempo ci fosse, poteva anche diluviare, gli orari erano quelli, bisognava far venire le mucche dai campi, mungerle, dare da mangiare, dare l'acqua e tutto quello che comportava. E i ragazzi facevano questo lavoro, stiamo parlando di bambini di 7-8 anni, facevano questo lavoro, poi dovevano pulire le stalle, e avevo un corbello, mettevano dentro questo corbello gli escrementi delle mucche, spesso erano molto liquidi, e li colavano sulle spalle, a stento potevano lavarsi, ovviamente non poteva cambiarsi i vestiti, quindi gli rimanevano sporchi di tutti gli escrementi delle mucche. Dopodiché andavano, il lavoro che facevano era spesso quello di andare a guardare le pecore. Ed è un lavoro tremendo quello di andare a guardare le pecore, perché non è che avessero dei pascoli abbondanti, le pecore si muovono continuamente e il ragazzino andare dietro queste pecore. Se i campi erano orati, come capitava ogni anno, praticamente a novembre, camminare in mezzo alle zolle era un tormento, perché i piedi proprio si delle ferite si facevano. Il rapporto con la famiglia del Massano era una specie di padre padrone, cioè insomma, era familiare ed era, cioè tu con gli occhi di adesso, come lo descriveresti quel tipo di rapporto? Fatto fermo il punto che, poiché pagava, doveva esserci una contropartita di lavoro. C'era un detto che circolava, sangue de rugno e sangue mandare, cioè dire, è vita quella che è. Io ti do i soldi che sono qualcosa di vitale per me, e tu mi devi dare, no?
qualcosa di vitale che è il tuo lavoro. Su questo non c'è un dubbio che il lavoro era la cosa più importante. C'erano quelli che li trattavano umanamente, che li cercavano di aiutarli, insomma, cercavano di rendere meno faticosa questa... Ma siccome non c'era pietà per loro, non c'era nemmeno per gli altri. Io ho raccontato l'episodio di quello di essere rimasto solo a 8 anni. Il dovere, l'esigenza di fare le cose era preminente su tutto. Quindi, che vuoi? Puoi dire che non andare a lavorare perché piove, non si può fare. Ma ti bagnerai? Bene. E questo, non uscire perché c'è vento, c'è freddo. Non era possibile. Cioè, gli orari, come dire, i lavori da svolgere, determinato orario, bisognava svolgere, c'era poco da fare. Quindi piovesse o non piovesse, caldo o freddo, bisognava andare, bisognava completare un lavoro, bisognava... Quindi si era a servizio tutti di questo meccanismo, degli animali perché bisognava accudire gli animali, i mungili, eccetera, dei proprietari perché bisognava pagare, eccetera. Il, come dire, l'avere pietà non esisteva, non poteva esistere. Perché io stesso facevo lo stesso lavoro che facevi tu, quindi mi bagno io, ti bagni tu, non è questo il problema. Anzi, c'era in un certo senso una solidarietà, cosa che poi si è perduta mano a mano, tra l'operaio e il massaro, perché se le cose del massaro andavano bene, l'operaio manteneva il lavoro. Se gli andava male, cioè quindi se l'azienda, diciamo in termini di oggi, no, fallisce, perdeva il lavoro anche l'operaio, quindi c'era... una comune, no? Un comune interesse, una comune esigenza di far andare avanti le... Il proprietario veniva visto da ambedue invece come lo sfruttatore, ma si arrivava a capire che non era il massaro che imponeva queste condizioni dure, era la necessità di dover far fronte agli impegni del pagamento di questa mannaia, che era il pagamento del canone, al proprietario, che creava questa solidarietà fra l'operaio dipendente e il massaro. Pane. Allora era tempo dei miei, non lo tempo loro. Allora mi diamo di stare a questo così. Dai, era l'acqua, io entravo all'acqua una fontanella. Mi sento via a trovare una regina di piccettini come a te, dice, e mi scoccio di me, non sai, mi paio. E io da una botta, mano a mano, non mi ammettavo. Ci cercai, tu sei figlio che era schietturante, ci portava in tra i miei. No, Torrino, ci portava in tre, e ne facciamo scusa. E poi risolto un io. Certo, non abbiamo mica fame. Poi ci parlare così. E ha messo. E poi c'è qualcuno che era schiacciatella, che si rompia, io mangiava la fame che la via. E mi mangiava, gli stato una cucina, e gli ha messo, ma no, per i miei. Ma vedi che ti viene a rovescio, tentosse che ti fai. Niente mi fanno, perché mi sto pulando vacante. Comunque tutto questo, se così mi lavassi di robe, lenzola, i camisacci di Savigno, che non chiedi rotolare, tutta massiccia. Comunque, ecco ci là. Io travaglio, non aiuto più da domani. E lui ci lavava tutta a mano, tanto, non è che era la matrice, tutta a mano, cosa buona, siga, siga. E allora poi, appunto, se ti vai a Tortona, Tortona era a venduzionare, a vestire, no? C'era l'acqua. E allora io, malacciosa, mi da buttare per... E allora io facevo una tovaglia e facevo Tortona, due agioni e facevo Tortona, e contava io di Tortona, facevo un soldo a Tortona, non ho tanti. Un lenzuolo era 4 soldi. E un lenzuolo passava a fare un Tortona per forza. Signora Giannina, si chiamava Giannina, signora Giannina, se che io finirò, mi sono punti di stendelle. E in più una gatta che aveva, perché se si contava, a chi sta per essa, ne farò uno almeno di lui. Quanti anni aveva? A quando aveva, mi sono 13 anni, che poi a 14 anni, poi me ne andavo in campagna, poi i compagni, se ci vengono in campagna. Thank you.
Wow.